Tutti gli homebrewer, prima o poi, trovano lungo il proprio cammino uno o più stili che non riescono a brassare correttamente. Questa cosa può capitare con qualsiasi stile, anche quelli apparentemente facili. Nel video di oggi vi racconterò la mia esperienza e cercheremo di capire come fare per abbattere i nostri mostri sacri. Tutti noi abbiamo almeno uno stile che non riusciamo a brassare. La maggior parte degli homebrewers, soprattutto quelli che come me sono arrivati alla birra artigianale da quella industriale, hanno iniziato brassando un ventaglio di stili per capire più o meno quali sono quelli che trovano il loro gusto oppure quali sono quelli da evitare. Durante questa fase veniamo stregati da alcuni stili come Imperial Stout e affumicate nel mio caso, mentre scopriamo di provare dei veri e propri moti di disgusto verso altri stili come Saison e Triple, sempre nel mio caso. Potrebbe capitare che, essendo all'inizio della nostra carriera di homebrewers, potremmo commettere degli errori nella produzione di questi stili e ritrovarci a condannarli ingiustamente. Potrebbe anche capitare che, dopo aver costruito la nostra comfort zone con gli stili che ci piacciono, difficilmente ci ritroviamo a volerla abbandonare per cercare la novità. Il nostro cervello, del resto, è portato sempre a seguire la strada più semplice. In questo caso il mostro sacro o i mostri sacri sono stili che non si conoscono abbastanza e che semplicemente ci si limita ad ignorarli per evitare di affrontare il problema. Poi ci sono quegli stili che sembrano talmente semplici da brassare che però nascondono delle insidie. Quando ero un neofita la maggior parte di questi problemi li ho avuti con le birre caratterizzate particolarmente dal lievito, ovvero quelle birre in cui è necessario un controllo superiore non solo del pitching rate ma anche della temperatura e della giusta quantità di nutrienti. Sto pensando alle belghe, come le tanto odiate triple, le basse fermentazioni e le birre di frumento. Per mesi non sono stato in grado di brassare una Weiss o una Blanche che fossero all'altezza, avendo continui problemi di fermentazione, esteri troppo pronunciati o flavors come lo zolfo, tant'è che quando mi veniva in mente di riprovarci lasciavo subito perdere dicendo no, questo stile non lo so fare. Il fatto è che è facile dire che non sappiamo fare qualcosa, in realtà quello stile o non lo conosciamo abbastanza oppure non sappiamo ancora bene quali condizioni al contorno controllare per riprodurlo in tranquillità. Ad un certo punto qualcosa nelle mie certezze si è infranto e ho deciso di uscire dalla mia comfort zone e smettere di brassare sempre petroli e derivati. Grazie all'approfondimento di alcuni concetti come le dinamiche di fermentazione che pensavo di possedere ma che in realtà non avevo mai approfondito, alla fine sono riuscito nel mio intento. Nel caso delle Weiss mi è bastato sostituire il lievito e imparare a stimare correttamente il pitching rate. Poi ho scoperto che non dovevo partire troppo in alto con la temperatura di fermentazione e che bastava fermentare intorno ai 17-18 gradi per far emergere il solo isoamilacetato, il sapore di banana, senza avere tutti gli altri esteri troppo in alto. Tutto questo, unito all'uso di una camera di fermentazione in cui controllare non solo il circuito del freddo, ma anche quello del caldo, mi ha permesso di brassare delle Weiss davvero spettacolari. Che poi per carità, sotto sotto anche le Weiss mi fanno un po' schifo, però almeno stavolta posso dire di non preferirle, ma non che non so farle. Quindi, amico homebrewer, cosa ho voluto dirti dopo tutte queste chiacchiere? Quando non riesci a riprodurre correttamente uno stile, non concentrarti su un solo aspetto del problema, ma soprattutto non lasciarti abbattere. Se ci andasse sempre tutto secondo i piani, sarebbe una vita noiosa. Prova a dividere mentalmente il tuo processo produttivo e cerca di capire cosa stai sbagliando. Se non sai come reagire, probabilmente stai osservando il problema dal punto di vista sbagliato. Magari stai dando tutta la colpa al lievito quando quel poverino non c'entra nulla e stai semplicemente sbagliando a calcolare il pitching rate, oppure stai brassando una birra che richiede un certo equilibrio e stai usando nel grist gli ingredienti sbagliati. L'errore potrebbe nascondersi ovunque e non è detto che debba essere per forza qualcosa di eclatante. Tieni gli occhi aperti e riprovaci, ti assicuro che prima o poi ci riuscirai. Bene amici homebrewers, anche per oggi dallo Sgabuzen è tutto. Spero di essere riuscito con questo video a fornirvi degli spunti di riflessione. Fatemi sapere nei commenti quali sono gli stili che avete avuto più difficoltà a brassare e vediamo cosa ne esce fuori. Ci tengo a dirvi che all'interno della mia community su Patreon affrontiamo quasi quotidianamente discorsi relativi alla corretta riproduzione di uno stile, sia all'interno del gruppo Telegram, ma anche attraverso video dedicati oppure serate live di approfondimento.
Infine, come test pratico sul campo, abbiamo deciso di organizzare un contest a tappe in cui ogni tappa è monostilistica, così da costringere, tra virgolette, gli homebrewer che vogliono parteciparvi a abbracciare degli stili che magari non hanno mai preso in considerazione. Se volete far parte di tutto questo e di tante altre cose che non approfondisco in questa sede per una questione di sintesi, tutto quello che dovete fare è entrare all'interno della mia community su Patreon. Troverete un gruppo coeso e affiatato composto da oltre 150 persone intenzionate a crescere insieme. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao Brewers! Ciao a tutti amici dello Sgabuzz, sono Massimo, sono un Patreon di Giovanni. Sono entrato a far parte dei Patreon per far accrescere la mia cultura casalingo brassicola. Grazie a Giovanni ci sto riuscendo. Ho trovato all'interno dei Patreon una chat che più che una community ormai è una family, nella quale si organizzano serate a tema, di degustazione e tante altre belle cose. Ciao!